momento creato. Io dico i presupposti dove. Dicevi? Giovanna, spiegami perché secondo te il Movimento 5 Stelle non è affidabile. Allora, per me, secondo me, non è affidabile perché non ci sono i presupposti di serietà, di politica vera alle spalle. C'è soltanto una propaganda che va su internet. Questa è la prima cosa. Perché se diciamo tanti grillini sono contro Berlusconi e si è visto, no, che tanta gente che è aderita al Movimento 5 Stelle sono tutti contro Berlusconi, mentre Berlusconi scende in campo, ha messo in gioco diciamo tutta la sua vita, sia quella privata che quella pubblica, i grillini no, i grillini è un movimento che c'è alle spalle, che non sappiamo chi è, non sappiamo ciò che gira su internet, ma sai che internet è molto censurabile. Per cui se internet ti fanno girare quello che vogliono, anche su Grillo hanno messo dietro quello che vogliono, però quello che vediamo non ci piace. C'è un leader che a sua volta diciamo è molto invalidato, non è una persona così bella e limpida come ci vuole dire, e cioè, e mo sta uscendo fuori anche lo scandalo della casa comprata da Nepresi a Genova, che c'è qualcosa che non va, insomma, nelle tasse, insomma, sta uscendo uno scandalo anche là. Per cui fare un movimento di idee e di massa con come portavoce o leader, se non c'è una persona che va nelle piazze e a parlare male di tutti e di tutto, non mi sembra una cosa giusta, perché un leader politico deve essere una persona seria, certo, ho capito, preparata, e deve anche avere diciamo delle soluzioni, no? Le idee da portare avanti. Tu non puoi fare un leader e critichi, e questo diciamo lo fa qui. Allora, se si è fatto un movimento come 5 Stelle semplicemente per calcolare qual è la protesta in Italia, sappiamo che la protesta ha quei numeri, però non che Grillo può a sua volta risolvere questa protesta, la può incanalare, la chiude, la mette dentro al suo movimento, gli dice a questa persona di fare quello che vuole lui, perché poi gli sappiamo che non hanno diritto di parola, per cui sono degli aderenti, insomma, anche parlamentari, non possono parlare, e ciò vuol dire che loro hanno fatto questa protesta, l'hanno imprigionato questo movimento, la tengono chiuso là, e però sta lì che scoppia questa protesta, perché non potrà mai dire niente, ogni tanto. Quindi la mettono nelle piazze, di farlo, però mi stai dicendo che il movimento di Grillo potrebbe scoppiare, cioè ci sono ancora fazioni interne? Sì, è certo, perché se tu è chiaro, perché se tu chiudi, no, oltre a questo, però Luisa, tu dai delle aspettative, no? Se io vengo da te e dico: senti Giuseppe, stasera vengo a cena, e tu dici: guarda, io purtroppo volentieri, però non ho fase per quello, non occupare, io passo in pizzeria, porto le pizze, no? E stiamo in compagnia, poi io vengo a casa tua a mani vuote, giusto? E pretendo di mangiare, dico: come, qualcosa avrai in frigo, no? È chiaro che la cosa non va, perché io, tu poi, cioè, ti aspetti da me qualcosa che io non sono in grado di darti, no? E pretendo che però me la devi dare. E così fa Grillo. Grillo dice che porta qualcosa, invece non porta niente, pretende soltanto dai suoi aderenti, cioè cosa vuole? Ubbidienza, e vuole semplicemente che devono sentire il suo diktat. Di basta. Cosa gli dà Grillo? Grillo ha possibilità di poter fare un programma economico, di poter lavorare a una persona, cioè tutti i suoi soldi nei suoi forzieri, non sappiamo dove ce l'ha, e qualche cosa è uscito fuori, qualcosa non si sa, e vive la sua vita da grande ricco, con tutto il benessere. C'ha attorno a lui tutte le magari il manca per che cose, e Grillo non ha modo di soddisfarlo. Che soddisfa la richiesta di lavoro? Un imprenditore? O no? Se un imprenditore mi dice: guarda, che non è voto di scambio, secondo me, è soltanto un voto di, come possiamo dire, un voto di solidarietà, no? Che tu dai. Se il mio imprenditore, io cerco lavoro, e però l'imprenditore è anche candidato, no? A un certo partito, giustamente, non è che io lo faccio come voto di scambio, però io sono sicura che, insomma, e comunque sono garantita, no? Che se questo imprenditore non porta la sua azienda all'estero e lavora in Italia, io lavoro per lui, il lavoro ce l'ho, capito? Cioè è come una figura carismatica per me, in tutti i sensi, questo mio datore di lavoro. Giustamente deve anche avere le mie
mie idee. Ma su che cosa t'ha deluso? Perché se non ce l'ha è chiaro che nasconde. Però invece Grillo cosa può garantire? Che dice? Allora io prima cosa non posso accettare che noi ci facciamo prendere in giro a livello internazionale con un partito che c'ha come leader un comico. Cioè io vedo tanta gente, si fa veramente in quattro per studiare, per avere una preparazione e per poter anche saper parlare. Abbiamo già avuto un leader politico che non sapeva parlare, che era Di Pietro, e poi abbiamo scoperto tutto il suo movimento, no? Baffa, che molto spesso che aveva le spalle che ormai lo sanno tutti, non mi prolungo su Di Pietro. E che a me è sempre la cosa, perché prima cosa hanno usato sempre gli stessi slogan che usava Di Pietro. È un proseguimento di quel movimento di Di Pietro, che Di Pietro a un certo punto è andato via perché ha finito, diciamo, il suo compito, la sua missione, come possiamo chiamarla, e tutta la sua eredità si è incanalato verso il comico. Prima c'avevi uno pseudo politico che sapeva parlare, ma c'è un vero comico. Che cosa posso Di Pietro, che ha fatto per l'Italia? Niente. Dico, tu stai sottolineando, ha fatto, invece l'hai seguito degli ordini. Stai sottolineando l'aspetto giustizialista, no? Cioè che c'era in Di Pietro e che continua nel Movimento 5 Stelle. C'è l'aspetto giustizialista. No, non è questo. No, non è che Grillo vuole giustiziare qualcuno o qualcosa. No, questo non è lo scopo di Grillo. Non lo era neanche di Di Pietro. Di Pietro eseguiva degli ordini. Che poi doveva giustiziare o non giustiziare, perché bisognava accelerare il cambio della nostra classe politica a favore di chi in effetti ci comanda. Questa è stata una cosa secondaria, il fatto che lui faceva doveva giustiziare e toglierci le persone sporche, diciamo, che poi erano sporche ma erano le persone che non erano state gli diktat dei potenti. Invece che fa? Grillo parte senza un programma che non si capisce dove sta. Ha raccattato un sacco di gente dentro alle sue file, li ha portati in Parlamento, gli ha tolto tutto, i soldi, il diritto della parola, tutto, cioè non esistono i grillini. Esiste soltanto uno come Grillo, che quando parla con sempre il nuovo messia, parla per slogan, va a capire cosa vuole dire, non si sa, parla per slogan, riempie le piazze, invece come dovrebbe riempire le piazze, come lo fa Vasco Rossi. Vasco Rossi lo fa benissimo, perché lui deve darti dei sentimenti con le parole, con le canzoni, crearti del stato d'animo positivo, e ben venga la piazza piena di Vasco Rossi, è bella, molto bella. Ma Grillo che la piazza non dà niente, la gente va lì, urla, fa contro la società, questa società che loro manco sanno cos'è la società, che hanno sempre vissuto ai margini, non si sono mai preso neanche l'idea di andarsi a leggere qualcosa, oppure se lo leggono lo interpretano non so come. Una chiave di lettura abbastanza strana. Ho capito. Per cui vai lì, io con tutti i grillini che ho parlato, loro non ti sanno dire niente, non sanno manco chi è Grillo, non sanno niente. Ah no, perché loro per protestare, i nuovi picchiatori, no, loro che fanno? Li hanno incanalati, li tengono lì, ogni tanto li fanno sfogare nelle piazze, infatti mo Grillo ha promesso che per le campagne elettorali delle elezioni europee farà chissà che altro bordello, farà in tutta Italia con riempire altre piazze. E già quello, perché se lui nasce come una persona che contro l'Europa, contro l'euro, che poi ha cambiato i suoi ritmi lungo la strada, a questo punto lui, se è veramente uno che è un italiano vero, dovrebbe dire: ragazzi, noi vogliamo la nostra Italia, ormai ce l'hanno fatta così e ci sta bene, ci hanno cambiato le frontiere, ci sta bene, però noi vogliamo stare, chiudiamoci nella nostra nazione, usciamo dall'Europa. Scusa Giovanna, non andiamo a votare, non andiamo a votare le isole europee, non andiamo a votare, solo in questo modo tu esci fuori dall'euro e dall'Europa. Ma se noi ci mettiamo a fare la battaglia per le elezioni europee, andiamo a votare e facciamo anche, portiamo anche a votare molta gente, chiaro che noi diamo, in questo modo diamo spazio all'Europa, cioè noi gli portiamo comunque i nostri candidati, gli portiamo i nostri voti e la nostra adesione. Aspetta, posso manifestarti un pensiero? Sì, sì. Cioè, lui mi credo che abbia manifestato il dissenso alle partecipazioni alle europee, no?
cioè non vuole partecipare come Movimento 5 Stelle alle elezioni europee. Allora, no, ha detto che l'europeo va a succedere è un casino. Secondo me, c'è, poi ti devo fare una domanda però, secondo me però c'è una posizione diversa. Oggi siamo comunque in una situazione globalizzata, in un contesto di Europa, in un contesto di continente, cioè un'Italia da sola sarebbe persa, questo bisogna dirselo, perché pensare... Vabbè, ormai perché sono stati ecco, rifatti così trattati... No, non per quello, per una questione di scambi commerciali, di scambi culturali, per una questione di blocco di interessi di cultura europea rispetto a interessi di cultura atlantica o asiatica. Il problema è un altro, che tu in Europa ci devi andare con una spina dorsale, ci devi andare con una forte identità. Perché se tu ci vai con una melma, con un Pol Pot di gente che non sa manco perché deve vivere, è chiaro che poi chi invece in Europa ha delle identità forti, come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, è chiaro che stritola le tue identità. Allora, secondo me, l'occasione delle europee non è da buttare via, è da mettere dentro un cavallo di Troia, e andare a dire all'Europa: signori, noi vogliamo stare in Europa, ma le leggi, ma intanto il Parlamento europeo deve diventare deliberativo e non solo consultivo, perché il Parlamento europeo non serve a un'emerita a niente, anche perché per modificare delle scelte arrivano già le cose già pronte, le leggi già fatte, anche perché per modificare delle scelte fatte dalla Commissione europea, che invece non è eletta ma solo nominata, bisogna avere delle maggioranze bulgare, e comunque il processo è così farraginoso che non si riesce ad arrivare. Ma tornando a Grillo, molti lo difendono e la domanda è questa: ma che dovevamo fare se non c'era nient'altro sul panorama politico? Almeno lui una speranza ce l'ha data. Almeno lui ha fatto qualcosa, almeno lui ha fatto un movimento, almeno lui si è proposto. Voi che cosa avete fatto? Non noi, il nostro movimento culturale. Sì, ma quello che non hanno capito, che prima cosa bisogna, cioè se tutti quanti andiamo dai vari partiti con i quali ci riconosciamo e andiamo anche a proporre le nostre idee, non penso che ci chiudano la porta in faccia, prima cosa. Poi se c'è un problema non ti vai a buttare nella bocca del lupo, no? Allora che fai? Perché non c'è niente, io mi butto nella buca quella che mi conviene e non va bene. Perché quello che c'è dietro Grillo non lo sa ancora nessuno. Per cui è un non movimento, è semplicemente, dicevo, un agglomerato di gente che non sa neanche perché vota. Molta gente vota Grillo perché dicono: io così do una spazzata ai poteri che non mi piacciono, perché dice così: io passo, vado con Grillo perché gli altri partiti non mi vogliono, Grillo mi prende e io vado da Grillo. Però Grillo prende tutti, ma non tutti quelli che vuole lui, però una volta che li ha presi e li ha messi là Grillo, sono sicuri che, appunto come stiamo succedendo, non li fa parlare, perché quelli che arrivano poi ad occupare una posta, una poltrona importante, non servono a niente, perché se non servono a niente non possono parlare, hanno la bocca chiusa, gli tolgono i soldi, gli tolgono tutto, e che ci stanno a fare? Allora questo dovrebbero già capirlo, e invece la gente continua ancora a stargli appresso, perché la gente gli piace fare ammuina, cioè basta che gridano, fanno confusione, è un fare ammuina, cioè come si dice a Napoli, questo è basta. Per cui la gente in effetti va lì perché non c'ha idee, non sa che fare, protesta, poi vogliono questo, dico: guarda che questo partito ti garantisce che già ce l'abbiamo, garantisce queste idee, garantisce questi diritti, eccetera. Loro non lo sanno, perché devono fare ammuina, devono fare confusione e devono andare a ballare comunque sempre in mezzo alle piazze e sentire gli Allegri e protestare. Per cui è una cosa di dementi, perché non si fa così.
Va bene, cara Giovanna Canzano, nonché presidente di Convegni di Storia, dell'associazione Convegni di Storia. Presto vedremo di fare un bel convegno. Niente, io ti ringrazio. Tu sei. Cosa sono io? Tu sei uno dei soci fondatori. Uno dei soci fondatori dell'associazione. Mi hai costretto con la violenza, che dovevo fare? No, scherzo. È un piacere. Presto ne faremo sicuramente uno. Io ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Buona sovranità. Ciao.